Allora, come vediamo dal titolo, analizzeremo i due principali store di applicazioni, cioè quello di Apple, l'App Store, e il Google Android Market, che sono praticamente quelli di riferimento. Vedremo come cercare di posizionare la nostra applicazione nel miglior modo possibile. Come diceva Nicolas, effettivamente nel momento in cui finiamo di realizzare la nostra applicazione, è lì che inizia il nostro lavoro. Vi sembrerà strano perché avete sbattuto la testa contro il monitor per mesi per crearla, però il problema è che questa applicazione la dobbiamo distribuire, cioè i nostri utenti la devono trovare, la devono scaricare. Peggio, tra virgolette, ancora se decidiamo di venderla, quindi dobbiamo utilizzare delle tecniche diverse. Un'altra cosa importante è anche capire che la promozione fatta sulle applicazioni è diversa dalla promozione standard, classica a cui siamo abituati, la carta stampata, giornali, televisioni, radio. Sono concetti che dobbiamo assolutamente togliere dalla nostra testa perché non servono, producono zero risultati. Vedremo i nuovi modelli di promozione, insomma, che servono, sono utili a questo. Allora, velocemente, così capiamo, partiamo tutti dalla stessa base. Cosa sono gli stores? Piattaforme per la distribuzione digitale di software. Apple App Store e Google Android Market sono anche già delle applicazioni installate nei sistemi operativi di riferimento, che è una cosa molto importante. Cioè noi abbiamo la possibilità di accedere agli store già direttamente dal nostro cellulare, non dobbiamo fare installazioni aggiuntive. Quindi è qui che noi dobbiamo operare. Non pensate a voi come l'utente, come il programmatore, il realizzatore dell'app, pensate a voi come l'utente. L'utente ha già l'applicazione per scaricare la vostra applicazione. E quindi è lì che noi dobbiamo intervenire ed è lì che la dobbiamo far salire per creare la nostra utenza. Ora vediamo un po' nel dettaglio questi due store. Abbiamo lo store di Apple, che è esclusivista delle applicazioni iOS. Quindi il nostro utente Apple, quindi che possiede iPhone, iPad, iPod Touch, può solo scaricarsi le applicazioni dall'Apple App Store. Non abbiamo altri modelli di distribuzione, quindi è lì che noi dobbiamo intervenire. Invece, per la situazione Android è un po' diversa. Android è un po' più open come la sua filosofia. Infatti ci permette naturalmente di scaricare le applicazioni dal market, che è chiaramente quello di Google è quello maggiore, però abbiamo dei nuovi market che stanno crescendo, come quello di Amazon, poi GetJar, Opera, insomma, tanti altri. E possiamo anche installare la nostra applicazione direttamente dalla schedina SD, insomma, da mille modi. Però, ripeto, fate sempre riferimento che il nostro utente è un utente poco pratico che troverà l'applicazione del Google Market e da lì scaricare l'applicazione. Non si metterà troppo a perdere tempo a capire come scaricarla in modo alternativo. Questo è anche importante, queste due differenze, perché soprattutto nel momento in cui vogliamo monetizzare la nostra applicazione, ci fa capire che cosa? Che lì siamo chiusi con Apple, con Android siamo aperti. Con Android posso scaricare l'applicazione e anche non pagando, l'ha detta proprio chiaro e tondo, con iOS, a meno che non cracco il telefono, ma sono un discorso completamente diverso questo, la devo scaricare lì e la devo pagare, se mi interessa la devo pagare. Quindi sicuramente ci sono dei modelli di business diversi, poi li vedremo anche nel dettaglio. Questo vi deve servire perché nel momento in cui vi mettete a programmare dovete capire già all'inizio che tipo di mercato di utente volete raggiungere. Ecco, un po' di numeri. Di numeri ne daremo poco, a parte quelli che do io in genere, ne daremo poco perché poi ci annoiamo. Quindi diamo gli essenziali per capire proprio le differenze tra i due store. Allora, applicazioni disponibili.
Per iOS 500, questi sono dati di dicembre 2011, quindi comunque abbastanza aggiornati. 500.000 per iOS e 400.000 disponibili nel Google Android Market. Come vedete, anche i download sono un po' diversi. Apple ha fatto 18 miliardi di app scaricate contro i 10 miliardi di Android. Ma la differenza sostanziale è quella successiva. Vediamo che le applicazioni gratuite disponibili nei due market sono differenti. Solo il 37% sono disponibili su iOS, invece il 67% su Android. Questo ci fa capire anche la differenza dei due sistemi. Sicuramente uno più open, più portato al gratuito, uno un po' più chiuso, più portato al business, alla monetizzazione. E le vendite ne sono una riprova. Parliamo di 3 miliardi e mezzo di dollari, cioè 3 miliardi e mezzo di dollari di applicazioni. E qualcuno questa fetta di mercato se la deve pur prendere, perché non noi, insomma, ce n'è per tutti, dobbiamo iniziare a darci da fare. Invece per Android soltanto 430 milioni, soltanto tra virgolette, 430 milioni di dollari. Chiaramente questi sono dati mondiali di tutti gli stores, poi vedremo anche quello italiano che sicuramente a noi è un riferimento più diretto. Licenza dello sviluppatore, vabbè, sciocchezze. Ora, cosa ci consentono di fare i due store? Il pay per download, ovvero il classico, io scarico l'applicazione, la pago, finito lì. Tutte e due ci consentono di fare questo. Quindi se noi abbiamo intenzione di realizzare un'applicazione a pagamento diretto, pay per download, posso farlo su tutti e due gli store. L'in-app purchase o billing, come viene chiamato su Google Android Market, ce lo consentono tutti e due. Poi su questo apriremo una parentesi un po' più ampia, perché ultimamente, leggevo delle statistiche, il modello di revenue in-app purchase è quello che ci permette di monetizzare di più. Poi vedremo anche perché. E l'in-app advertising ce lo consentono tutti e due, ovvero noi possiamo distribuire gratuitamente la nostra applicazione, inserire della pubblicità, guadagnare da quella, anche se non ci aspettiamo dei grandi numeri. Questa invece è una cosa molto importante per voi sviluppatori. Pre-approvazione dell'applicazione. Io non so quanti di voi hanno già in produzione o distribuita un'applicazione, però per Apple Store le cose sono un po', non complicate, sono un po' lunghe. Cioè io realizzo la mia applicazione, la invio allo store per l'approvazione, lo store ci mette dai 4 ai 7 giorni, e posso dire personalmente anche 10, per dire se la tua applicazione è adatta e segue le linee guida che loro ti danno. E le loro linee guida sono molto ferree, come è un po' tutta la filosofia di Apple. Quindi cosa succede? Che non solo io devo aspettare 10 giorni dopo averla realizzata, che 10 giorni in questo mondo sono un'eternità, devo aspettare, poi mi dicono se va bene o non va bene, se va bene la pubblicano direttamente, se non va bene mi dicono cosa c'è, io la devo correggere, la devo rinviare, devo riaspettare questi altri giorni per vedere la seconda approvazione. Quindi tempi lunghi anche per affacciarci sullo store. Questo da un punto di vista dell'utente però è buono, perché sullo store di Apple, a parte le applicazioni che possiamo ritenere noi più o meno valide, più o meno utili, insomma queste sono cose personali, però la qualità in genere è alta. Invece sul Android Market abbiamo un po' di tutto, insomma alla fine basta che non crashi, per il resto non hanno molte pretese. Effettivamente tu la pubblichi, nessuno ti dice niente, in 10 minuti, un quarto d'ora la tua applicazione è online, pronta per la vendita. Questo vale anche per l'update. Anche sull'update è importante, io mi sono reso conto di questa cosa la prima volta che ho realizzato un'app. Ho realizzato questa applicazione, era la mia prima volta, io poi sono molto autodidatta in queste cose, ho imparato da solo, quindi sbatti la testa. Cosa succede? Aveva un problema e io non me ne ero accorto, ha passato comunque la validazione, è andata online. Cosa succede? L'utente lo scarica,
vede che ha un problema, non funziona bene, allora inizia a fare commenti negativi, un rating basso, e tu ti rendi conto del problema, vuoi risolverlo subito. I tempi sono quelli. La tua applicazione rimane distribuita, continua a essere scaricata, danneggiata, tra virgolette, non nello stato in cui dovrebbe essere, e comunque subisco un danno per questa latenza che hanno nell'approvazione. Quindi, quando e se decidete di realizzare un'applicazione per Apple, mi raccomando, molto, molto test, più device possibile, provatela in mille modi, perché se c'è un problema puoi risolverlo, non diventa tanto il problema risolvere il problema, quanto aspettare per la ripubblicazione. Invece per Android stessa cosa, la ripubblico ed è direttamente online. Ora vediamo un po' più nel marketing, il cambio prezzo. Il cambio prezzo, come dice il nome, io in quanto sviluppatore posso pubblicare la mia applicazione a 79 centesimi, poi posso farla diventare 9 dollari, 9 euro, posso farla diventare gratis, cioè questo mi serve anche come operazioni di marketing che vedremo dopo, per farla salire in classifica. Questa cosa è possibile su Apple Store da gratis a 999 dollari. Posso decidere io quando voglio di variare il prezzo. Invece su Android un'applicazione, se la pubblicate gratuitamente, rimane gratuita. Se la pubblicate a pagamento, potete muovervi nelle fasce di prezzo a pagamento. Quindi è importante questa cosa. Se la pubblicate gratis, rimane gratis. Non potete farla diventare con un costo. Questo è importante perché per alcune operazioni di marketing, distribuire per un determinato periodo di tempo un'applicazione in modo gratuito aiuta a crescere in termini di utenza. Come dicevo prima, la mia applicazione fa questo, rintraccia le app che sono diventate gratuite e le fa salire in classifica perché chiaramente aumenta il numero di download. Ora, parliamo di soldi, la percentuale di revenue share. Apple vi dà il 60%, si tiene il 40% del costo di listino, che sembrerà molto, ma vi posso garantire non lo è nel momento in cui voi vi affacciate, nel momento in cui pubblicate l'app, siete già su un marketplace vastissimo. Chi vi dà un'occasione del genere? Voi immaginate anche la vendita tradizionale. Una vendita tradizionale ha bisogno della comunicazione, dell'utenza che venga davanti alla vostra vetrina per comprare quello che vendete. Voi lì pubblicate e avete già il mondo della distribuzione delle applicazioni aperta. Quindi è importante e secondo me anche come percentuale è accettabile. Invece Google è un po' più buono e vi lascia il 70% del prezzo di listino. L'esclusiva distribuzione, come vedevamo prima, per Apple la dovete distribuire solo nell'Apple Store, invece per Android si può distribuire in vari mercati, in vari market. Ora, questa ultima cosa è un po' per lo sviluppatore che vuole insomma monetizzare in qualche maniera, è un po' una pecca, ovvero il rimborso dell'acquisto. Su Apple, se io scarico l'applicazione, 79 centesimi, la scarico, non mi piace, pazienza. Cioè, non c'è modo di ricevere nessun rimborso, più che altro mi posso lamentare con un rating negativo, insomma, più di tanto non posso fare. Invece, con Android, entro 15 minuti posso dire questa applicazione non mi piace, ve la restituisco e voi mi ridate i soldi. Ora, personalmente posso dire che è molto negativo, nel senso che non che io voglio fregare il mio utente, però succede anche che l'utente se la scarica, la prova un po', o il giochino, gioca un po', non la voglio più. E sono poi questioni personali, come uno vede il mercato a cui si vuole affacciare. Comunque sono cose importanti da sapere, perché quando decidete su che mercato orientarvi, dovete avere un quadro chiaro della situazione, tutte le varianti che ci possono essere.
Allora, ora vediamo come avere successo negli stores, cioè come funzionano questi stores. Perché voi aprite la top 25 e vedete primo quello, secondo quello, terzo quello? Cioè, per qual è il motivo che fa schizzare queste applicazioni su e altre applicazioni magari che sono bellissime non sono neanche in classifica? Ci sarà un motivo, soprattutto non è una questione, come vedremo, non è una questione di merito, ma più che altro di numeri. Allora, quello che messo insieme ci consente di avere il successo nello store sono i download giornalieri del giorno stesso, i download degli ultimi giorni, in genere sono gli ultimi 4 giorni che fanno media, commenti positivi chiaramente, il rating, quindi oltre al ma il commento chiaramente non serve all'algoritmo per capire se devi stare su o giù, quanto all'utente. Se c'è un commento positivo, mi invoglia a scaricarlo. Il rating invece fa media per l'algoritmo, invece, e chiaramente anche quanti utenti hanno votato questa applicazione. L'algoritmo di App Stores di Apple. L'algoritmo funziona in questa maniera. Voi potete anche dirvi, ma come fai a saperlo? Lo so perché l'ho provato personalmente. E oltretutto è quello che utilizzo per promuovere le applicazioni con cui lavoro. Funziona in questa maniera. Con Apple funziona solo ed esclusivamente il numero dei download che riesce a fare l'applicazione. Anche a voto 0, a voto 1, a commenti assolutamente negativi, non ha importanza. Il numero dei download fa media. Quindi non ci dobbiamo concentrare tanto su, cioè nel senso che chi fa promozione non si concentra tanto sulla qualità dell'applicazione chiaramente, ma quanto sul numero di download che può produrre. Se vi capita, chi di voi ha un telefonino Apple, capita spesso di vedere applicazioni top in classifica con un voto, 0 voti, tutti i voti negativi, però raggiungono un grande numero di download. Allora vediamo, il giorno stesso oggi vale per 8. Semplice calcolo, giusto per identificare. I download di ieri valgono 5, quello di 2 giorni fa 5, quello di 3 giorni fa 2. Messi insieme, oggi ci dà un valore X. Confrontato con tutti gli altri, si capisce chi sta su in classifica e chi sta giù. Chiaramente il valore principale è quello di oggi, è quello che crea il turnover delle applicazioni. Come dicevo prima, l'applicazione che sto promuovendo oggi, da stamattina, se non sbaglio, circa 4-5 mila download, non mi ricordo esattamente, se la vediamo sicuramente è ai primi posti, perché il valore di oggi è molto alto confronto ai valori dei giorni precedenti. Quindi nel momento in cui decidete di promuovere un'applicazione sullo store di Apple, chi vi fa la promozione deve puntare al numero di download, non c'è altro verso. Poi capiremo anche come cercare di fare la promozione. Invece, per quanto riguarda l'Android Market, cambiano un po' le cose. Abbiamo sempre i download giornalieri, che fanno media, però abbiamo i download totali, che su Apple non valgono, cioè dal momento in cui l'ho pubblicata ad oggi, fa media. Purtroppo non abbiamo le percentuali, perché è un algoritmo un po' complicato e varia spessissimo. Quindi sono i parametri più che altro di riferimento a cui dobbiamo fare riferimento. Il rating e chiaramente il numero di rating, cioè fa differenza, voto 5 di 3 persone, voto 5 di 10.000 persone, naturalmente. Quindi qui su Android Market non dobbiamo soltanto valutare il numero di download che riusciamo a produrre, ma anche la qualità dell'applicazione, chiaramente più è realizzata nel modo migliore e più abbiamo possibilità di salita. Ora vediamo un po' di numeri veloci per capire di cosa stiamo parlando. Questo è l'App Store Italia. L'App Store Italia è chiaramente il mercato che abbiamo noi di riferimento. Quando pubblichiamo la nostra applicazione viene pubblicata sì negli store di tutto il mondo, però in particolar modo viene spinta nel mercato locale in cui siamo. Allora, questa è la curva che la nostra applicazione fa. Per entrare nella top 50, la nostra applicazione gratuita deve realizzare 3.000 download, più o meno, a salire. Poi, come vedete, a un certo punto
dalla posizione 10 alla 5 poi abbiamo il picco, in modo esponenziale sale. E ora vediamo anche perché. Per essere in top, alla top 1 free, dobbiamo realizzare più di 30.000 download nel giorno di riferimento. Anche questo ve lo dico personalmente, perché per essere primo si è dovuto realizzare più di 30.000 download. Io chiaramente, ripeto, lo dico perché non tutti sicuramente lo sanno, lo store poi vi dà degli strumenti che ogni giorno vi permette di controllare quanti download avete realizzato, che posizione avete raggiunto. Con tutti questi dati poi messi insieme potete fare un'analisi sicuramente più dettagliata. Perché a un certo punto c'è questo sprint, la curva sale, si impenna? Perché si crea un circolo che viene chiamato boosting, ovvero cosa succede? L'utenza in genere utilizza la classifica più o meno fino alla decima, quindicesima posizione, perché te ne fa vedere un tot alla volta, no? Quindi io scorro, difficilmente arrivo alla posizione 50 per vedere qual è, proprio se non c'è niente da fare, mi metto, guardo le applicazioni. Cosa succede quindi? Quando la mia applicazione riesce a salire ed è in classifica ed è visibile facilmente sul telefonino, schizza, perché più utenza riesce a vederla, quindi più utenza la scarica, e quindi a un certo punto l'applicazione vola. Quindi il trucco, chiamiamolo così, è arrivare sulla posizione 10, 15, perché a quel punto la nostra promozione esterna ha già fatto il suo lavoro, saranno poi gli utenti stessi che la vedranno e continueranno a scaricarla. Quindi noi dobbiamo dare solo una spinta, la spinta iniziale. Deve essere forte, deve essere concentrato, dobbiamo concentrare i nostri sforzi, la nostra promozione in 3-4 giorni di promozione diretta per farla salire. Poi diciamo che riusciremo a goderne nei giorni successivi perché è arrivato ai primi posti e quindi si mantiene in vita da sola. Stessa cosa vale anche per quella a pagamento. La curva è più o meno qua, vabbè, per una questione di numeri si vede in modo diverso, però anche qui abbiamo l'applicazione, la curva in salita per l'applicazione a pagamento. Ora, per essere prima nell'Apple Store Italia Pay, dobbiamo raggiungere circa 2500 download, più o meno. 2500 download, parliamo di 1800 euro al giorno di guadagno, che non sono poi male. E diciamo che per un prodotto è sicuramente una buona revenue, quindi chiaramente riuscire ad arrivare a primi nella classifica pay è molto più difficile che in quella gratuita, proprio per la gratuità della cosa. La classifica gratuita è più facilmente raggiungibile in quanto io scarico l'applicazione, è gratis, male che vada la cancello, insomma la teoria è sempre quella. Sulla pay è un po' diversa. Però il nostro obiettivo, e qua parliamo solo dello Store Italia, il nostro obiettivo è quello di arrivare su in cima, che tolto il primo posto, e anche gli altri non sono male. Cioè, se riusciamo a entrare sulla 25 ci portiamo a casa 100, 200 euro al giorno, 300 euro al giorno. Insomma, è così man mano che insomma, messi insieme creano il loro business. Questo anche per dirvi cosa vi aspetta nel momento in cui realizzate qualcosa di successo. Cioè, se la vostra applicazione ha successo, questi sono i numeri che vi dovete aspettare. Cioè, questo è il risultato, innanzitutto è il risultato maggiore che ci si può aspettare per lo store Italia, parliamo sempre Italia, ora vedremo anche i numeri degli store internazionali. Naturalmente sarà nostra premura realizzare un'applicazione, se non di interesse locale, di farla multilingua e avere un supporto internazionale. Ecco qui. Allora, vabbè, velocemente, per le applicazioni gratuite, la top numero uno negli Stati Uniti viene scaricata più di 300.000 volte al giorno. Invece in Italia, come abbiamo visto prima, 30.000. Il mercato europeo più o meno si attesta tra i 30 e i 60.000. Il secondo player è la Cina, e comunque siamo già a metà degli Stati Uniti, quindi comunque gli Stati Uniti dominano alla grande questo mercato.
Quindi 300.000 applicazioni al giorno free per il mercato USA, invece per il mercato pay, ragazzi, sono 25.000 download al giorno negli Stati Uniti per la numero 1, vuol dire 18.000 euro al giorno, che anche questi insomma non farebbero male alle nostre casse. Però ci accontentiamo anche quelli dell'Italia, dai, diciamo che il nostro obiettivo è arrivare numero 1 nello store italiano. Comunque anche il mercato europeo dà soddisfazioni. Questo era giusto per darvi, dei numeri con i quali confrontarvi nel momento in cui decidete di intraprendere il mercato della monetizzazione. Come facciamo a far salire la nostra applicazione negli store? Abbiamo diversi elementi che messi insieme ci aiutano in questa pratica. L'attrazione visiva. Come in tutte le cose, l'occhio vuole la sua parte. Non ce lo dobbiamo dimenticare, anche se è una cosa elettronica. L'occhio vuole la sua parte. E la vedremo nel dettaglio. Sfruttare lo status di novità. Chiaramente vale solo per le applicazioni nuove e vedremo come. Localizzare. Bisogna localizzare. Localizzare è uno dei segreti del successo. Promuovere, chiaramente. E il giusto prezzo. Dobbiamo essere coscienti, dobbiamo capire come dare il giusto prezzo alla nostra applicazione. Per prezzo lo intendiamo anche gratis, però dobbiamo capire perché lo stiamo facendo gratis. Cioè, non dobbiamo buttare giù una cifra perché riteniamo mi piace 1,59 euro. Ci deve essere uno studio, dobbiamo fare, come si dice, i compiti prima, dobbiamo capire i nostri competitor quanto costano, perché noi valiamo più di loro o perché noi valiamo meno di loro, e in base a questo regolarci. Insomma, non diamo un prezzo casuale alla cosa. Novità. Prima dicevo il discorso della novità. Se l'applicazione è nuova, cosa succede? La nostra applicazione ha la fortuna, non appena pubblicata, di essere prima in classifica, chiaramente nelle novità, che non è una classifica di merito ma solo temporale, però è prima in classifica nelle novità e rimarrà per un po', insomma, finché non escono delle nuove. È lì che ci giochiamo la nostra prima carta, ed è lì che dobbiamo avere, quello che dicevo prima, l'attrazione visiva, dobbiamo invogliare il nostro utente a dire questa è nuova, mi piace, la scarico, ci è costato zero, riusciamo ad avere un risultato straordinario essendo soltanto, solo perché è nuova. Allora, se noi ci facciamo sfuggire il primo pannello di applicazioni nuove, dobbiamo poi in altra maniera muoverci per creare l'effetto marketing. Però questo è straordinario per voi, soprattutto che immagino non avete ancora pubblicato, comunque molti di voi dovranno ancora pubblicare la loro applicazione per la prima volta. Non dimenticatevi di sfruttare lo status di novità. Noi abbiamo uno schermino di pochi centimetri, no? E quindi lo schermino deve dire tante cose. Gli elementi visivi principali, abbiamo l'icona che viene spessissimo sottovalutata, anzi vi consiglio di inserire qualche bravo grafico nel vostro team di lavoro che è molto molto utile, se non lo siete voi chiaramente. L'icona deve essere chiara, comunicare cosa fate, colorata nel senso che deve attrarre l'occhio del nostro utente. Spesso mi capita di vedere delle icone che non mi dicono assolutamente niente, e io personalmente, quando l'icona non mi dice niente, non leggo neanche il titolo dell'applicazione, passo avanti direttamente, non ha attirato la mia attenzione. Quindi giochiamoci bene la carta dell'icona. Dopodiché il nome. Abbiamo poco spazio per dire cosa siamo e cosa facciamo. Spesso non dobbiamo tirare fuori grandi cose, cioè non dobbiamo dire la Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale del Mezzogiorno, Gazzetta Mezzogiorno. Cioè dobbiamo dire in poche parole cosa facciamo, dobbiamo essere concisi e soprattutto dobbiamo comunicare cosa facciamo, perché se la nostra icona già non ci dice nulla o ci dice poco, il nostro titolo ne dice anche meno, il nostro utente sarà sicuramente poco invogliato a vedere cosa c'è dopo.
perché non siamo gli unici, abbiamo una lista di concorrenti molto alta, quindi perché si dovrebbe soffermare su di noi che non gli abbiamo comunicato nulla? Quindi attenzione anche al nome, e soprattutto se vogliamo localizzare, cosa importante, dobbiamo trovare il nome che l'utente locale, locale inteso italiano, francese, spagnolo, eccetera, capisca cosa gli sto dicendo. Abbiamo la fortuna o sfortuna che in Italia si parli poco l'inglese. E quindi cosa succede? Che se io uso un titolo italiano, o comunque di un inglese molto molto semplice, di facile, perché sono parole che conosco, il successo aumenta, perché riesco a comunicare in modo più diretto che cosa faccio. Quindi non cerchiamo, lo so che ci piacerebbe chiamarci ai super app, sì, ma cosa faccio? Cioè, comunichiamo cosa facciamo, in poche parole, in due parole, tre parole. Poi agli utenti Apple piace molto hai qualcosa, vabbè, questo poi è un'altra cosa. Il prezzo, come dicevo prima, quando andiamo al ristorante, quasi tutti guardiamo il menù con l'occhio verso la destra, ovvero verso il prezzo. Sì, mi piace, però insomma tendo sempre a guardare quanto mi costa. Quindi è un elemento importante questo, perché come abbiamo visto prima, Apple ci permette di variare il prezzo, quindi abbiamo una buona opportunità di partire gratis e poi variare il prezzo a pagamento. Con Android non possiamo farlo, possiamo passare da un prezzo basso a un prezzo eventualmente più alto. Perché? Cosa succede? Io sono nelle novità, l'icona mi piace, il titolo mi piace, però oggi 79 centesimi, mi vado a pigliare un caffè, non la voglio comprare questa applicazione. Se io la trovo gratuita, me la scarico. E se io me la scarico, probabilmente se la scaricheranno un altro migliaio di persone, e via dicendo. Non dovete pensare a questo come una perdita, perché io la sto regalando, dico la sto dando gratis, quindi sto perdendo già dei soldi. No, perché innanzitutto probabilmente chi se la scarica gratis non se la sarebbe mai scaricata a pagamento. E comunque mi serve perché sono nuovo, la devo far conoscere, sono nuovo. Facendola scaricare, gli utenti mi commentano, mi danno un rating, quindi quando la metterò a pagamento, chi è interessato a scaricarla a pagamento ha già un numero di download. Questa applicazione è stata scaricata già da 10.000 persone, ha 5 stelle, ha un sacco di commenti positivi. Quindi partiamo anche gratuitamente, non preoccupiamoci di monetizzare immediatamente, cerchiamo di distribuirla prima il più possibile, dopo pensiamo a come tirar fuori due soldini. Quindi anche il prezzo è importante subito. E poi la descrizione, qui non c'è, però come sapete clicco sull'applicazione, mi leggo la descrizione, cosa fa, cosa non fa, leggo delle descrizioni, sono 6 pagine di descrizione. Cosa va? Ma secondo, a parte che io porto gli occhiali e faccio il figo, ancora non li porto, però già lo schermino è piccolo, mi devo stare a leggere 2000 cose per capire alla fine cosa fa, ma poi cosa fa? Cioè, cosa faccio? Vado a vedere gli screenshot. Ah, sì, mi piace, ok. Cioè. Quindi non dilunghiamoci in descrizioni monumentali. Cioè, poco, chiaro, preciso, 10 righe, 20 righe, essenziali. Cosa fa? Fa questo e quest'altro. Perché la dovrei scaricare? Perché ti do questo servizio? Perché è un giochino divertente? Insomma, siamo concisi, dobbiamo essere concisi perché il nostro utente si annoia, non vuole perdere la giornata a leggere quello che noi gli vogliamo scrivere. Vediamo un po' come promuoverla questa applicazione. Come dicevo prima, i modelli di business, i modelli di advertising classico non funzionano. Non pensate, non fatevi prendere la mano in paginoni di giornali, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici, televisivi. Non funzionano, ma non funzionano perché è diverso il modello di distribuzione. La distribuzione delle applicazioni è un modello interattivo, ovvero io ho lo store, vedo l'applicazione, la scarico. Oppure ho scaricato un'applicazione che ha un banner pubblicitario, mettiamo, se mi piace clicco, sono già nella pagina dell'applicazione per scaricarla. Voi immaginate, sono in macchina, vedo un cartellone,
Super applicazione, valla a scaricare dall'Apple Store, devo entrare nell'Apple Store, devo ricordarmi come si chiama super applicazione, la devo cercare, probabilmente ci saranno altre 50 che si chiamano alla stessa maniera, ho perso i miei soldi e non ho concluso assolutamente nulla in termini di numeri. Quindi l'advertising classico, dimenticatevelo. Vediamo chiaramente quello che i nuovi media ci propongono e come poterli sfruttare. Allora, l'in-app advertising alla fine è un modello vincente, un po' dispendioso effettivamente, però è vincente, come dicevo prima. Fare pubblicità all'interno di altre applicazioni è diretto, l'utente che clicca sulla pubblicità va a finire direttamente nella pagina della mia applicazione e la può scaricare direttamente, non ci sono molti passaggi prima di arrivare al download. Quindi è efficace effettivamente. Abbiamo i social network, ormai sono... fanno parte della nostra vita. Abbiamo il price drop, che è quello di cui parlavamo prima, ovvero calo di prezzo. Un'applicazione da avere un prezzo diminuito. Ci sono i saldi, senza girarci troppo intorno, i saldi classici. Quindi aiuta a variare spesso il prezzo, perché chiaramente da avere il valore di 100 la vendo a 50, si può comunque aiutare la vendita. Gli influencers sono... persone, siti, applicazioni che hanno la capacità di muovere le classifiche con un numero di download importanti che riescono a generare. Una di queste, non per ritornare sempre sullo stesso discorso, è la mia applicazione che fa la stessa cosa, quindi crea un numero così alto di download che è capace di influenzare l'andamento della classifica. E poi contest, review su vari siti di settore, ora vedremo nel dettaglio. Come dicevamo prima, l'in-app advertising, piccolo bannerino pubblicitario inserito in un'applicazione, chiaramente bisogna collegarsi a qualche network pubblicitario per poterlo inserire. Lì siamo, qui abbiamo un problema di costo, ovvero un click in genere, dico cifre più o meno, va dai 10 centesimi ai 20 centesimi, grosso modo. Quindi cosa succede? Se io distribuisco la mia applicazione gratuita, e mi tocca pagare 20 centesimi ogni volta che un utente clicca sul mio banner, è un investimento. Faccio un investimento, decido di fare questo investimento, però sappiate che ha la sua efficacia, ma ha anche un costo. Quindi è un budget che dovete tenere in considerazione. Ah, inoltre, non solo è efficace in quanto diretto, ci dà anche visibilità di brand, cioè comunque l'utente, anche se non cliccherà, anche se non si scaricherà la nostra applicazione, però vedrà il nostro marchio, vedrà la nostra icona, insomma inizierà a conoscerla, che può essere che in un secondo momento, rivedendola nello store, non si sa mai. Social network, vabbè, social network ormai ci viviamo tutti, non inutile stare a perderci tempo, creare la propria pagina, un po' di viral marketing, poi qui ci sono... i social market, i social network strategist che sono sicuramente più, ne sanno più di me su questo settore. Io comunque mi rendo conto che alla fine è importante esserci nei social network, creare dei video soprattutto del gameplay, come si dice, di come funziona la mia applicazione, perché l'utente spesso vuole anche vedere come funziona, è invogliato dal fatto che vedo come funziona, mi piace. Può essere utile creare un video e poi, vabbè, i classici microblog in Twitter, eccetera. Questa è un piccolo esempio diretto di una mia applicazione, un'altra che ho realizzato. Nel momento in cui ho avuto un calo di prezzo, cosa è successo? Ha mantenuto quasi sempre un andamento dai 150, 100 download giornalieri. A un certo punto ho deciso di variare il prezzo da 79 centesimi a gratis, e questo è stato l'effetto che ha creato. Il primo giorno è arrivato a 1000, poi è cresciuta, poi nel momento in cui la rimetti a pagamento chiaramente la curva discende, però si riesce a mantenere un 30-40% in più, perché per il discorso che facevo prima, essendo diventata gratuita, l'hanno scaricata molti utenti, hanno iniziato a dare commenti positivi, un rating... Partiamo dal presupposto che l'applicazione sia valida, perché se l'applicazione poi ha dei problemi, non è valida, i commenti saranno negativi. Però diciamo che la nostra applicazione va bene ed è positiva. Quindi non sottovalutiamo il calo di prezzo come operazione di marketing per poter poi
goderne nei giorni successivi. Vabbè, i contest e i review sono un po' sottovalutati, però secondo me non sono male. Perché? Allora, detto in due parole, il contest che cos'è? Io comunico, beh, sicuramente qualcuno di voi ha anche partecipato, ci sono siti, molti siti, che fanno questi contest, cioè regalano dei codici per scaricare applicazioni a pagamento. Partecipare al contest è molto semplice, basta semplicemente scrivere una frase o mandare un'email, niente di che. Però in questo modo cosa succede? Io regalo 10, 20, 30 codici gratuiti della mia applicazione a pagamento al sito. Il sito a sua volta ne guadagna facendo molta utenza perché regala queste cose, però io ne guadagno in termini di brand, ne guadagno in termini di visibilità. Quindi non sottovalutiamo l'idea anche di far partecipare a questi contest, e poi chiaramente il review, se ne parlano bene, è sicuramente una cosa positiva. Questo circolo è quello che si crea nel momento in cui io faccio partire la mia applicazione, arriva a un certo punto in classifica, posizione 25, dalla 10 alla 25 più o meno. Essendo arrivato a una buona posizione, poi si crea un'auto, si sostiene da sola. Questa cosa viene fatta meglio se riusciamo a creare delle campagne di durata di almeno di 4 giorni, cioè non concentriamo tutto su una giornata. Come abbiamo visto all'inizio, gli algoritmi degli stores prendono anche in esame i giorni passati, quindi se noi facciamo una promozione di un giorno, concentriamo tutto su un giorno, cosa succede? Che quel giorno, è vero, saremo su in classifica, ma il giorno dopo iniziamo ad andare a picco. Perché? Perché, vi ricordate, 8 per il primo giorno, 5 per il secondo, 2 e 2. Questo cosa succede? Che alla fine avremo solo un gran 8 per, ma poi avremo 0 negli altri giorni, quindi la media, capite, che è molto bassa. Quindi se dobbiamo fare operazioni di marketing, miriamole per almeno 4 giorni, proprio per guadagnare quel valore aggiunto dell'algoritmo. Questo invece chiaramente è il picco che riusciamo a fare con un giorno di promozione, saliamo, impegniamo, però poi per la media i giorni successivi riscendiamo. Ok, la scelta del giusto prezzo. Come dicevo prima, il prezzo è molto relativo. È relativo nel senso che gli stores ci permettono di dare il prezzo che vogliamo, non ti vincolano in nessuna maniera, cioè non dicono no, non è vero, la tua applicazione non vale quel denaro. Però noi dobbiamo essere concreti, non dobbiamo pensare di aver fatto questo prodotto straordinario che vale $99, poi alla fine non è così. Dobbiamo essere concreti, dobbiamo fare i compiti a casa, dobbiamo vedere i nostri concorrenti, dobbiamo vedere cosa c'è sul mercato. Questa veramente è una cosa che dovremmo fare prima di realizzare la nostra applicazione. Cioè, io mi rendo conto che realizziamo un'idea. Io ho un'idea, la voglio mettere in pratica, mi ci metto, la programmo, la vedo nascere. Ma questa idea deve avere un mercato, deve essere commercializzabile. Cioè, non realizziamo soltanto cose perché ci piace, perché siamo i fan di Star Wars, realizzano l'applicazione di Star Wars. Cioè, cerchiamo di capire il mercato che può avere, perché sennò veramente, alla fine, dopo tanta fatica, ce la scarichiamo solo noi e altre 10 persone. Con questo non voglio dire che dobbiamo essere commerciali. Cioè, non dobbiamo fare una persona commerciale, anche se la facciamo non c'è niente di male. Però dobbiamo essere commerciabili. Quindi la scelta del prezzo è importante. Io, dopo aver fatto i compiti a casa, ho visto che i miei concorrenti sono questi. Il loro costo è quello. Perché? Perché ti danno questi servizi. Io cosa faccio in più? Cosa faccio in meno? Quale, secondo me, è un costo che mi fa rientrare nelle spese di programmazione, nelle spese di comunicazione, nelle spese di gestione? Insomma, tutto quello che serve per creare questa applicazione alla fine. Allora, a questo punto salterò fuori con il giusto prezzo. Guardate che fa una grandissima differenza fare 1,59 invece di 0,79, che sono pochi centesimi, ma questo può fare la differenza sul vostro successo finale. Quindi attenzione a quanto prezziamo la nostra applicazione. Io non vi posso dire quanto, questo poi è un'analisi che dovete fare chiaramente voi. Prezzi del listino medio, giusto per capirci. Si legge un po' poco, però. Allora,
Come vediamo, l'iPad, gli utilizzatori dell'iPad sono i più spendaccioni. Hanno un costo medio di $5.26 di applicazione. Questo anche perché in genere l'iPad ha un'utenza, diciamo in genere, generalizziamo, ha un'utenza comunque un po' più business, un po' più adulta, che non ha paura di spendere qualche soldino in più. Poi pian piano, scendendo più o meno gli altri, tra RIM, quindi BlackBerry, eccetera, iPhone, Android e Windows Phone, più o meno le percentuali, il costo medio di vendita è simile. Ora vediamo quest'altra cosa. La differenza di prezzo tra la media delle applicazioni e quelle più scaricate. L'unico che si differenzia in modo particolare è proprio l'utenza di iPhone. Perché? Cos'ha? Il 118% delle applicazioni scaricate ha un prezzo, delle più scaricate, ha un prezzo molto inferiore della media. Quindi quelle che vengono più scaricate costano di meno. Dice, avete scoperto l'acqua calda. Però, come vediamo negli altri stores, si mantengono, cioè il prezzo medio corrisponde anche a quelle più scaricate. Invece per iPhone, quindi il prezzo fa differenza. Quindi questa è un'altra cosa da tenere in considerazione. Se vogliamo distribuire per iOS la nostra applicazione, sappiamo che per iPad abbiamo una buona media tra quelle che hanno successo e tutte le altre. Per iPhone, invece, quelle che costano di meno sono scaricate di più. Vabbè, queste sono le categorie, fa vedere come più o meno sono tutte allo stesso livello. La categoria che costa di meno è l'intrattenimento, con una media di $1.24 per applicazione, invece abbiamo i navigatori che schizzano in alto a $9. Business model da applicare alle nostre applicazioni. Chiaramente pay per install, scarico l'applicazione, pago un tot, guadagno un tot. L'in-app purchase, scarico l'applicazione gratuitamente o, come possiamo vedere anche dopo, pagandola anche, poi ho un contenuto aggiuntivo che, se voglio, compro in separata sede. L'in-app advertising, che ci può generare un piccolo guadagno pubblicando dei banner pubblicitari, o la distribuzione free. La distribuzione free non è da considerare gratis, nel senso che non avrò un guadagno. Dobbiamo capire se è possibile anche aggiungere un modello di business alla gratuità, che può essere la visibilità, il brand, può essere vendere un prodotto alternativo che non è diretto all'iPhone, però, esempio, ho avuto a che fare con i produttori di Danone, che hanno realizzato l'app di Danone. A loro chiaramente era distribuita gratuitamente, perché loro hanno intenzione poi di vendere Danone al supermercato. Quindi la distribuzione free ha il suo perché. Dobbiamo capire se la nostra applicazione però può essere distribuita gratuitamente. La nostra applicazione cosa deve avere? Deve essere utile, ma utile intesa non utile. Deve essere utile, anche il giochino deve essere utile, cioè mi deve divertire, deve essere utile a qualcosa. Deve essere unica, deve essere. Se lo è, tanto di guadagnato. Meno ci sono applicazioni che fanno quello che faccio io, meglio è, ho un mercato più vasto. Innovativa, se sono unico, se sono utile, se sono innovativo, sicuramente è un valore aggiunto. Quindi pensiamo anche di non copiare quello che fanno gli altri, ma prendere spunto eventualmente e cercare di farlo in modo innovativo. La user experience è importantissimo. Quando l'utente usa la mia applicazione deve avere... Ricordiamoci sempre che abbiamo un telefonino in mano di pochi centimetri, dobbiamo dare lì, dobbiamo dare il massimo, dobbiamo creare la grafica adeguata, dobbiamo creare i pulsanti adeguati, i menu adeguati, quindi una user experience, poi questi sono dettagli che vedrete sicuramente in altri corsi. Il design ha la sua importanza, come dicevo prima, l'occhio vuole la sua parte, quindi non sottovalutate. Io conosco molti programmatori che, in quanto programmatori, sono molto orientati al fatto che funzioni, punto. Però dobbiamo vedere anche il lato estetico della cosa, è importantissimo, quindi non sottovalutate. Se voi non siete in grado da soli di dare un aspetto gradevole, come dicevo prima, integrate nel vostro team grafici che possono farlo. Gli aggiornamenti costanti fanno capire all'utente che voi siete sempre lì, non li abbandonate, quindi è importante riuscire a seguire dopo la vendita e continuare ad aggiornare la nostra applicazione, la promozione come abbiamo visto prima, e per concludere un po' di fattore C che non ha mai guastato nessuno.